Ben ritrovati amici di android.net, oggi diamo un occhio al nuovo Xiaomi Mi Note 3 che rispetto al 2 non ha più i bordi edge, ha uno schermo più piccolo e in generale è un Mi 6 un po' più grande ma anche un po' meno potente e dunque andiamo a scoprire insieme tutte le differenze nella nostra recensione. Beh, la grande somiglianza con Mi 6 parte sicuramente dal design. Il corpo è senza mezzi termini quello di un Mi 6 leggermente ingrandito, sempre vetro sia sul fronte che sul retro e sempre lo stesso design dalle curve molto accentuate e particolarmente elegante in questa colorazione nera. Insomma, come era bello Mi 6 è ovviamente bello anche questo Mi Note 3. Purtroppo però questo nuovo modello eredita anche i punti negativi di Mi 6. Il primo è che con tutte queste curve e il vetro è davvero una saponetta. E infatti come con Mi 6, Xiaomi ha messo in confezione una cover in silicone per lo smartphone. Il secondo è che Xiaomi sta continuando sulla linea del non mettere il jack delle cuffie e come ogni volta, nonostante ci sia l'adattatore in confezione, mi sono ritrovato più volte a dimenticarmelo a casa e quindi mi spiace per i sostenitori di questa scelta, ma io continuo a trovarla decisamente poco azzeccata. Per lo meno però Mi Note 3 è leggermente più leggero di Mi 6 nonostante sia più grande e mantiene sul fronte lo stesso ottimo lettore di impronte digitali che è tra i più veloci e precisi in assoluto. Lato display, come già accennato, nonostante si chiami Note è solamente un 5.5 pollici con tecnologia IPS e anche quest'anno Xiaomi non si è voluta spingere oltre il Full HD. Dopo un display abbastanza disastroso con le curvature edge sul Mi Note 2, quest'anno Xiaomi è per fortuna tornata a un display piatto standard e come pannello è ciò a cui Xiaomi ci ha abituati negli ultimi due anni sulla fascia alta. Luminosità elevata, colori abbastanza brillanti e buoni angoli di visuale anche se non perfetti al 100% ad inclinazioni estreme su questo Mi Note 3. Insomma, nessuna sorpresa ma la buona qualità di sempre senza particolari note né positive né negative. Lato connettività rimane invariato da Mi 6 che è un male dal lato 4G dato che significa che come quasi sempre con Xiaomi non c'è la famigerata banda 20 con tutto ciò che ne comporta insomma, ma è assolutamente un bene per il resto dato che troviamo Wi-Fi AC Dual Band, il Bluetooth 5.0 e anche l'NFC. E devo dire che comunque nonostante la mancanza della banda 20, Mi Note 3 prende molto bene la rete dati e ha un ottimo volume in capsula audio, anche se è un po' basso con l'altoparlante. In fatto di geolocalizzazione la navigazione è fluida e senza nulla da segnalare. A lato software l'ho testato con MIUI 8.5 cinese basata su Android 7.1.1 Nougat, ma non mi soffermo troppo su tutti i dettagli perché sono tantissimi e a parte questo a breve arriverà su Mi Note 3 la MIUI 9 e vi rimando a tal proposito al mio video in cui vi spiego tutte le novità che porterà la nuova versione del software di Xiaomi. Un software che è come sempre ricchissimo di funzionalità e anche di app preinstallate, soprattutto in questa versione cinese da cui però si possono installare le app più inutili, cosa che ho fatto praticamente subito. E giusto per fare qualche esempio delle cose più interessanti, troviamo il contrasto intelligente del display per vedere meglio quando la luce ambientale è forte, la modalità non disturbare programmabile per giorno e ora, la modalità ad una mano attivabile con uno swipe sui tasti capacitivi o ancora Second Space per avere nello smartphone due utenti distinti e Dual Apps per mantenere contemporaneamente due istanze di una stessa app, utile ad esempio per avere due account di Facebook aperti in contemporanea. Una novità dal punto di vista software per Xiaomi è stata l'introduzione dello sblocco con il riconoscimento facciale, che è veloce e devo dire che funziona bene anche in zone con poca illuminazione, però lo trovo comunque meno comodo dell'impronta in ogni caso. E al solito ci vuole un attimo di dimestichezza per installare le app di Google, ma vi consiglio di chiedere al venditore da cui acquistate se lo spedisce già con tutto installato, ma ciò che va fatto a prescindere è andare nell'app sicurezza e dare il permesso di autostart e disabilitare le ottimizzazioni della batteria per tutte le app da cui volete ricevere costantemente le notifiche che non volete mai perdervi. Ma il vero punto di distacco da Mi 6 è nell'hardware. Invece dello Snapdragon 835 su Mi Note 3 troviamo lo Snapdragon 660 che ha meno potenza pura ma di contro è meno energivoro, ma su questo torneremo più tardi. Per il resto la memoria rimane da 64 o 128 GB e la RAM da 6 GB. Ma in sostanza quanto cambia?
Beh, si nota che il sistema non è al top della reattività come Mi 6 e questo si nota per di più aprendo app pesanti che richiedono un po' di caricamento. Però in generale devo dire che questo Mi Note 3 non si comporta affatto male ed ha performance sempre consistenti con pochissime lievi incertezze ogni tanto solo in navigazione web, ma un'ottima esperienza di gioco. Discorso diverso invece per l'audio dall'altoparlante sul fondo che è veramente molto basso e non convince per nulla. Tornano invece le somiglianze con Mi 6 parlando di fotocamera, dove troviamo la stessa doppia fotocamera da 12 megapixel con stabilizzazione ottica sul retro e zoom ottico sulla fotocamera secondaria, con le classiche limitazioni quando la luce è scarsa in quanto la fotocamera secondaria non viene sfruttata. Sul fronte invece, per favorire anche il riconoscimento facciale, da 8 Xiaomi è passata a 16 megapixel e il software alla fine è il classico di MIUI con tanti filtri in tempo reale, tantissime modalità di scatto e l'implementazione con il tastino per zoom 2x rapido e la modalità di scatto ritratto per sfocare lo sfondo. Gli scatti non sono tuttavia del tutto convincenti, i dettagli catturati sono inferiori a quelli di Mi 6 e in generale i colori sono un po' smorti, con tanto rumore appena la luce cala. La camera 2x comunque di giorno non funziona male, ma la modalità ritratto invece non è perfetta e le sfocature non convincono appieno molte volte. Con poca luce e di notte invece i risultati sono abbastanza mediocri e lo stesso vale anche per i selfie, discreti di giorno ma abbastanza scadenti di notte e privi soprattutto di qualche forma di flash. Nei video invece la stabilizzazione ottica si fa vedere e nonostante i colori non siano estremamente brillanti, i risultati sono abbastanza soddisfacenti. Se la prima differenza con Mi 6 era l'hardware interno, l'altra è la batteria. Grazie al processore meno prestante e ai suoi 3500 mAh, Mi Note 3 riesce davvero a dare un'ottima autonomia e sono arrivato solitamente a sera inoltrata con 7 ore di display attivo e contando che c'è anche la ricarica rapida è praticamente impossibile restare senza batteria in una singola giornata. E dunque, in conclusione, in generale questo smartphone funziona bene, questo è il suo pro insieme alla buona autonomia, ma come contro abbiamo che è molto scivoloso anche più di Mi 6 con il corpo un po' più grande e a parte questo ha delle performance leggermente inferiori a Mi 6 e anche una fotocamera inferiore a Mi 6. E dato che parliamo di prezzi di 370€ per la versione da 64GB o 400€ per quella da 128GB su grossoshop.net, che ringraziamo per averci mandato questo sample, beh, sono prezzi praticamente alla pari con quelli di Xiaomi Mi 6 e dunque sinceramente, dato che anche la differenza in termini di dimensione non è poi così elevata, io mi sentirei di consigliarvi Mi 6 se avete più a cuore delle buone performance e una buona fotocamera. Certo, se invece volete uno smartphone molto bello esteticamente e vi interessa tantissimo l'autonomia e meno gli altri comparti dello smartphone, questa potrebbe essere una scelta, ma personalmente io prenderei Xiaomi Mi 6. Dunque, il voto finale che gli do è un 8,5 per approfondirlo con tutti i voti parziali oppure ancora i benchmark, le foto, i video di test, eccetera, eccetera. Vi rimando alla recensione scritta che come al solito è linkata qui sotto in descrizione. E come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto per non perdervi tutti i nostri prossimi video e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Un saluto da Alberto per tuttoandroid.net.